Il trasporto pubblico non frena la sua corsa, presentato il bilancio 2019 a Roseto degli Abruzzi. Quest'anno infatti è toccato alla provincia di Teramo ospitare la convention annuale dell'azienda di trasporto unico abruzzese. Quello 2019 è il primo bilancio di TUA a guida Gianfranco Giuliante. I conti sono stati chiusi col segno più, vi è infatti un utile di circa 90.000 euro. È il primo bilancio che si chiude inutile, è un bilancio sul quale avevamo cominciato a fare delle scelte che si stavano dimostrando vincenti, ma contestualmente, siccome i bilanci vengono approvati a metà dell'anno successivo, cioè il 30 giugno 2020, ci siamo dovuti rendere conto nel momento in cui facevamo tutte le valutazioni sulle scelte fatte nel 2019 che è necessario ridiscutere tutto, perché è cambiato dopo il momento pandemico un mondo. Sono cambiati i punti di riferimento, le necessità e gli strumenti per poter affrontare una realtà difficile. Si chiude inutile con una buona gestione economica, finanziaria e patrimoniale, confermando il trend di miglioramento costante di TUA anche in un periodo in cui c'era stato un ulteriore taglio di risorse e comunque la compressione dei costi poteva essere più complessa. Invece devo dire che anche grazie al coraggio di alcune azioni siamo riusciti anche per il 2019 a confermare il trend di miglioramento. Quindi, pandemia a parte, il 2020 era iniziato sulla stessa linea direttrice. Ora attendiamo di vedere come evolverà la questione. Noi quello che potevamo fare l'abbiamo fatto e la strada già l'abbiamo tracciata. Soddisfazione anche da parte della giunta regionale, che ha potuto commentare il bilancio ottenuto durante il primo anno di governo. È un bilancio molto positivo, abbiamo raggiunto il pareggio di bilancio, anzi con un leggero utile, nonostante sia continuato il trend di taglio dei contributi pubblici, dei contributi statali al trasporto pubblico locale. Negli ultimi anni 14 milioni, solo nell'ultimo 2 milioni e mezzo, abbiamo reagito a questi tagli efficientando la macchina organizzativa, risparmiando su costi del personale ma senza fare licenziamenti, semplicemente organizzando meglio il lavoro su alcuni costi strutturali, le sedi, i depositi, insomma cercando di migliorare tutta l'organizzazione. E nonostante i tagli abbiamo continuato ad acquistare nuovi mezzi per svecchiare il parco e renderlo più efficiente. La giunta regionale è soddisfatta, in quanto oltre a un bilancio che si è chiuso con un utile, se anche non molto grande, però sempre un utile, è anche un bilancio che ha visto la TUA fare notevoli investimenti, sia sotto il profilo degli acquisti di autobus, sia sotto il profilo della gestione e della realizzazione di infrastrutture ferroviarie, in quanto la TUA è soggetto attuatore della regione per quanto riguarda alcuni investimenti. Quindi come giunta regionale siamo soddisfatti, anche perché era il problema che si poneva al nuovo CDA, anche in virtù di alcune situazioni consolidate che avevano fatto dei danni alla gestione precedente. Rinnovamento significativo del parco mezzi durante lo scorso anno. Nel 2019 infatti TUA ha aggiunto alla sua flotta 56 nuovi autobus e gli acquisti sono proseguiti anche nel 2020. Nella prima metà di quest'anno 55 nuovi mezzi e altri 45 dovranno entrare in funzione entro fine anno. Benché le spese, il bilancio è stato chiuso positivamente a seguito di scelte precise e determinanti. In primis l'ottimizzazione del personale. La forza lavoro infatti è la spesa maggiore che TUA deve affrontare, rappresentando circa il 55% di tutti i costi produttivi. Questa spesa è stata ridotta dall'amministrazione Giuliante procedendo a diversi trasferimenti di personale, senza però licenziare nessuno dei 1.426 dipendenti. La promessa dei vertici dell'azienda è quella che nessuno verrà lasciato a casa, nemmeno nel 2020 e negli anni a seguire. Altra scelta determinante sul bilancio è quella dell'esternalizzazione di alcuni servizi, ovvero l'affidamento di alcune tratte a soggetti privati. Questa è la strategia che probabilmente TUA adotterà anche per far fronte all'emergenza coronavirus. Noi avevamo già nel 2019 cominciato a mettere in piedi discorsi di esternalizzazione dei servizi sulle corse marginali che ci procuravano delle criticità. L'avevamo fatto investendo operatori
privati, ma contestualmente garantendo al territorio tutte quante le corse che prima venivano fatte negli stessi orari, soltanto con mezzi più nuovi e con minor costo da parte delle aziende stesse. Può essere una scelta che, proprio per ragioni connesse alle problematiche proprio della pandemia, quindi al minor numero di posti a disposizione, a momenti di punta che non riusciremmo a affrontare con le attuali dotazioni, potrebbe essere una scelta da replicare, ma è una valutazione che stiamo facendo. Queste aziende, come ho detto prima, sono aziende labor intensive, quindi l'incidenza del costo del personale è sicuramente maggiore rispetto a tutte le altre voci di costo. Basti pensare che pesa per circa il 55%. Meglio organizzare non vuol dire pregiudicare il personale, ma vuol dire avere delle figure ridondanti, degli eccessi di unità lavorative e dei costi legati ad una cattiva organizzazione. Il nostro obiettivo è quello di migliorare l'organizzazione ed agire nella riduzione, non aggredendo le singole unità chiaramente, ma agendo casomai sul blocco del turnover. Riusciamo a dimostrare con una gestione attenta di poter sostenere un costo alto mantenendo quelle che sono delle retribuzioni giuste per il personale. E quindi insomma far vedere che anche in ambito di una società pubblica gli equilibri possono essere tenuti soddisfacendo le giuste aspettative dei lavoratori. La riapertura delle scuole a settembre, quest'ora lo scoglio più ostico da superare e che a settembre potrebbe mettere in crisi il trasporto pubblico. La riapertura delle scuole a settembre contestuale alla riapertura degli uffici, contestuale alla fine delle vacanze, diventerà un momento assolutamente difficile da gestire se non con il raccordo di tutte quante quelle che sono le istituzioni pubbliche, politiche, scolastiche, per trovare tutti insieme una soluzione, perché altrimenti disarticolati si rischia evidentemente di trovarci di fronte a problematiche irrisolvibili. Lì dipende un po' da tutto il sistema che gravita intorno a noi, non solo da noi, quindi dipenderà dai limiti di capienza che verranno imposti sui chiarobus, se verranno ridotti o meglio se verranno eliminati o se non verranno eliminati, e da ciò che faranno gli istituti scolastici. Quello che noi diciamo è che il tema delle scuole è troppo grande per gravare solamente su TUA, ma deve riguardare tutto il sistema pubblico amministrativo. Il problema principale delle scuole è che è difficile ottenere dagli istituti scolastici uno scaglionamento di orari che consenta di spalmare l'offerta, la domanda di mobilità in maniera più equilibrata e di evitare le ore di punta. Questo per una serie di ragioni è molto difficile ottenerlo, quindi è chiaro che l'azienda dovrà rispondere con incremento di mezzi a disposizione, la regione fa la sua parte per reperire i fondi necessari, non vogliamo essere lasciati soli perché questo è un dovere che compete nella, diciamo, distribuzione delle competenze principalmente allo Stato, che già in tempi di pace non dava alle regioni tutto ciò che serviva per coprire i costi del TPL. Adesso sarebbe molto grave se questo non avvenisse proprio in una situazione di accertata crisi e di accertata emergenza e necessità. L'interlocuzione è iniziata, stiamo interloquendo anche con il governo e come conferenza di regione abbiamo sollecitato più volte l'adozione di linee guida, la preparazione di linee guida che tardano ad arrivare. Sinceramente siamo un po' preoccupati appunto per questo ritardo, però ci stiamo muovendo autonomamente anche con i rappresentanti locali del Ministero della Pubblica Istruzione per vedere come affrontare questa nuova sfida, che è la sfida più importante. E la Regione fa appello al Governo affinché aumentino le risorse statali messe a disposizione del trasporto pubblico locale. Tra il 2018 e il 2019 infatti vi sarebbe stata una riduzione della contribuzione pubblica di circa 2 milioni e 700 mila euro. Questa tendenza ai tagli deve non soltanto terminare, ma ormai anche invertire. Non è sufficiente garantire che nei prossimi anni potremo avere la stessa contribuzione, la stessa quota di contributo, senza subire ulteriori decurtazioni. L'emergenza Covid costringe le aziende di trasporto pubblico ad assumere costi maggiori perché i pullman non possono viaggiare affollati, troppo affollati, quindi hanno una ridotta capienza,
per poter servire lo stesso numero di persone servono ulteriori corse, corse bis e ter nelle ore di punta per poter servire tutta l'utenza, questo significa costi maggiori, la sanificazione non ne parliamo, quindi la pulizia e la sanificazione viene fatta in maniera più frequente, quindi questo significa avere maggiori costi. Dallo Stato ci attendiamo una presa di consapevolezza e quindi una maggiore contribuzione per poter tenere in piedi il trasporto pubblico locale. Ecco come TUA si sta organizzando per assicurare il trasporto pubblico in sicurezza a studenti e pendolari. Le soluzioni dell'azienda sono quella di acquistare nuovi autobus, quella di proseguire con le esternalizzazioni, di utilizzare corsie preferenziali messe a disposizione dei comuni, come ad esempio la cosiddetta strada parco a Pescara, e di ottenere dagli istituti scolastici un sistema di e-learning a rotazione, così da avere parte degli studenti a scuola e parte a casa. Il 2020 è senza ombra di dubbio l'annus horribilis dei nostri tempi ed è destinato ad esserlo anche per il trasporto pubblico abruzzese. Il bilancio 2019 è stato chiuso col segno più, ma per raggiungere lo stesso traguardo anche per quello del 2020 occorrerà la cooperazione tra l'azienda, gli enti locali, la regione e lo Stato. Come in tutta Italia ci sono prospettive difficili, ci sono problematiche nuove e c'è la necessità di reinventarsi un piano aziendale. È qualcosa che dobbiamo fare insieme al nostro azionista di riferimento che è la Regione Abruzzo e stiamo cominciando a discutere di tutte quante queste nuove condizioni che, lo ripeto, hanno preso la sprovvista tutti e hanno bisogno di soluzioni coraggiose che spesso e volentieri diventano poi la soluzione vera dei problemi. Sono state messe in atto tutte le iniziative opportune affinché anche il bilancio 2020 sia un bilancio positivo. Mi viene in mente l'erogazione di saldi arretrati, mi viene in mente l'anticipo fatto del corrispettivo dovuto e anche la TUA ha agito in questo senso, quindi ritengo che non ci siano problemi sotto il profilo del bilancio 2020 e poi la Regione è pronta anche ad intervenire qualora servisse. In assenza di intervento pubblico il Covid avrebbe spazzato via un intero settore. Sappiamo però che sono stati messi in moto dei meccanismi e non poteva essere diversamente di tutela dell'azienda. Noi quello che potevamo e dovevamo fare l'abbiamo fatto, quindi siamo confidenti che tutti quanti insieme supereremo anche questa annata qua. Box.